Mazara, quattro persone arrestate dai carabinieri per l'omicidio di un romeno. Castelvetrano, sorpresa a rubare nelle auto in sosta in via Garibaldi, pregiudicato in manette. Palermo, operazione Eden, al processo d'appello, chieste le condanne per 5 imputati. Mazara, emergenza rifiuti, nuovo affondo del sindaco Cristaldi contro il governo regionale. Mazara, seduta di consiglio comunale chiusa per mancanza di numero legale, oggi si torna in aula. Buongiorno a tutti, bentrovati al TG Vallo che apriamo come di consueto con la cronaca. È stato identificato il cadavere rinvenuto nelle settimane scorse al confine delle campagne tra Marsala e Mazara del Vallo. Si tratta di un romeno nell'ambito che è stato a quanto pare ucciso. Nell'ambito delle indagini avviate dai carabinieri sono state notificate delle misure cautelari a due fratelli mazaresi, a due cognati romeni che si trovavano già in carcere per reati in materia di droga. Facciamo il punto della situazione e vediamo quali sono state le principali novità nel primo servizio di oggi. Ci sarebbe un tentativo di furto perpetrato ai danni di alcuni terreni che si trovano nei pressi dell'ex distilleria Concasio, alla base dell'omicidio del 38enne romeno Christian Maftei, ritrovato cadavere lo scorso 22 maggio dai carabinieri. Così almeno hanno ricostruito i militari dell'arma nell'ambito delle indagini condotte in queste settimane con il supporto del RIS di Messina, un omicidio per il quale sono indagate quattro persone, nei confronti delle quali questa mattina i carabinieri della compagnia di Marsala e della stazione di Petrosino hanno notificato in carcere un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Liribetano Francesco Parrinello. Gli accusati sono i fratelli mazaresi Vito e Giuseppe Signorello, rispettivamente di 46 e 39 anni, entrambi incensurati ed entrambi accusati di omicidio e soppressione di cadaveri in concorso, ed Ionut Stoica e Georg Florian, rispettivamente di 26 e 27 anni, e anche loro incensurati. Tutti e quattro si trovano già rinchiusi nel carcere San Giuliano di Trapani, dove sono stati condotti lo scorso 16 maggio con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Adesso la loro posizione si è aggravata dopo gli accertamenti compiuti dai militari dell'arma. Come si ricorderà, i due fratelli mazaresi e i due romeni erano già finiti in manette dopo la scoperta di una piantagione di canapa indiana incontrata a Fiocca. Arresti scattati a seguito del racconto fatto ai militari dell'arma da due romeni a proposito di una sparatoria avvenuta proprio in prossimità dell'ex distilleria Concasio, sparatoria nella quale, come riferito dagli stessi romeni, sarebbe rimasto ferito mortalmente il 38enne Maftei, il cui cadavere è stato rinvenuto una settimana dopo incontrato a Biancolilla a Mazara. E per gli inquirenti sarebbero stati i fratelli Signorello ad uccidere l'uomo e a nasconderne il cadavere, un'ipotesi che sarebbe confermata da numerose risultanze investigative. Da parte loro i fratelli Signorello avrebbero ammesso le proprie responsabilità. A sparare sarebbe stato il 39enne Giuseppe Signorello. I due fratelli mazaresi e i due romeni si sarebbero dati da fare poi per far sparire il corpo e cancellare tutte le tracce, ma le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di ricostruire quanto accaduto. Indagini che hanno confermato inoltre come questi fatti non c'entrino assolutamente nulla con quanto accaduto lo scorso 31 maggio, incontrata a Ventrischi a Marsala, dove è stato ucciso il maresciallo Silvio Mirarchi. Ci spostiamo adesso a Castelvetrano, dove un 47enne è stato tratto in arresto dai carabinieri della locale compagnia con l'accusa di furto. Sentiamo. Deve rispondere di furto il pregiudicato castelvetranese arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano. In manette è finito il 47enne Giovanni Calamia, sorpreso in flagranza di reato mentre era intento a forzare alcune auto parcheggiate nella centralissima via Garibaldi, un vizio che all'uomo era costato l'arresto appena una settimana dietro. L'intervento dei militari dell'arma è scattato a seguito di alcune segnalazioni fatte dai cittadini. Calamia, che ha tentato la fuga, è stato bloccato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile. Sottoposto a perquisizione personale, addosso al 47enne, i carabinieri hanno rinvenuto i documenti di circolazione di alcune auto e anche varie buste della spesa rubate pochi istanti prima da un'auto. Calamia si sarebbe anche impossessato di un documento di riconoscimento appartenente a uno dei proprietari dei mezzi visitati. Dopo le formalità di rito, il 47enne pregiudicato è stato sottoposto alla misura nel comune di Arezzo, dove Calamia ufficialmente risiede.
Proseguiamo con la cronaca giudiziaria. A Palermo va verso la conclusione il processo d'appello scaturito dall'operazione antimafia Eden. Al procedimento sono arrivate le richieste di condanna da parte dell'accusa. Sentiamo. Volge al termine il processo di secondo grado scaturito dall'operazione antimafia Eden condotta nel dicembre 2013 a Castelvetrano dai carabinieri contro la presunta rete di fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro. Ieri sono arrivate le richieste di condanna da parte del procuratore generale della Corte d'Appello di Palermo, Mirella Gliassero, nei confronti dei cinque imputati nel procedimento. Nei confronti di Anna Patrizia Messina Denaro, sorella del latitante Castelvetrano, vetranese accusata di associazione mafiosa, il rappresentante dell'accusa ha chiesto 16 anni e 4 mesi di carcere. 16 anni di reclusione sono stati chiesti per Francesco Guttadauro, nipote di Matteo Messina Denaro accusato di mafia, 12 anni per Antonino Losciuto, in subordine alla condanna a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, 4 anni per Vincenzo Torina accusato di intestazione fittizia di bene, 2 anni per Girolamo La Cascia per favoreggiamento. Il processo di primo grado, celebrato con rito ordinario dinanzi al Tribunale di Marsala, presieduto da Gioacchino Natoli, si concluse il 31 marzo 2015 con 3 condanne e 2 assoluzioni. A essere condannati furono Anna Patrizia Messina Denaro, 13 anni di reclusione, Guttadauro, 16 anni e Torino, 3 anni, assolti invece Losciuto e La Cascia. Cambiamo argomento, verrà inaugurato lunedì prossimo a Trapani il nuovo centro polifunzionale per immigrati di contrada Ciboneri. Sono stati completati infatti i lavori di realizzazione della struttura, realizzata su un terreno confiscato alla criminalità organizzata e finanziata con quasi 2 milioni di euro di fondi del piano Azione Giovani Sicurezza e Legalità. Il taglio del nastro è fissato alle 11, giorno nel giorno in cui ricorrerà la giornata mondiale del rifugiato. E sempre a Trapani si è riunito nei giorni scorsi, parliamo di politica, l'attivo provinciale dei giovani socialisti. I lavori sono stati aperti dalla segretaria uscente Giulia Ferro, che per ragione di età ha passato il testimone. Alla fine è stato eletto un coordinamento collegiale che guiderà il movimento fino al congresso in programma il prossimo autunno. Per Mazzara del Vallo è stato nominato Salvatore Pipitone. Sono 12 in totale le medaglie ottenute dalle aziende marsalesi nell'ambito del concorso enologico La selezione del sindaco. Si tratta di 8 ori e 4 argenti a essere premiati. Il 4 luglio prossimo all'Aquila saranno i vini della Cantina Fina di Intorcia, di Pellegrino e della Gorghi Tondi. Alla cerimonia di premiazione parteciperà, su invito degli organizzatori del premio, il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo. E parliamo anche oggi dell'emergenza rifiuti a Mazzara del Vallo. Ieri è arrivato un nuovo affondo del sindaco Nicola Cristaldi contro il governo regionale. Sentiamo. Nuova presa di posizione del sindaco di Mazzara del Vallo, Nicola Cristaldi, sull'emergenza rifiuti in città. Anche ieri il primo cittadino è tornato ad attaccare il governo regionale per ciò che sta accadendo per le strade mazzaresi, dove con il passare dei giorni la spazzatura si accumula sempre di più. Sul problema dei rifiuti ha attaccato l'ex presidente dell'ARS. Non possiamo che registrare la irresponsabilità e la superficialità di chi a livello regionale ha la competenza del settore. Trovo pericoloso, ha evidenziato Cristaldi, il comportamento di chi non consente ai comuni di poter conferire rifiuti in una qualsiasi discarica, con la conseguenza che i territori comunali si sono trasformati in vere e proprie discariche, con tutti i pericoli igienico-sanitari e di ordine pubblico che ne conseguono. L'emergenza a Mazzara sarebbe causata, tra le altre cose, dal fatto che la Regione ha autorizzato un quantitativo giornaliero di conferimento dei rifiuti in discarica inferiore a quanto invece sarebbe in realtà la produzione quotidiana di immondizie nella città del Satiro. Come si ricorderà, la Regione ha autorizzato il Comune a conferire giornalmente presso la discarica di Contrada Borranea a Trapani 61,74 tonnellate di rifiuti. Per Cristaldi invece a Mazzara si produrrebbero quotidianamente tra 75 e 80 tonnellate di spazzatura.
una differenza che per il primo cittadino avrebbe provocato la presenza attualmente di circa 400 tonnellate in giro per le strade mazzaresi. Cristaldi ha ufficialmente chiesto alla Regione di autorizzare un maggiore quantitativo di conferimento, ma da Palermo finora non sarebbe arrivata alcuna risposta, motivo per il quale il Comune sarebbe pronto a rivolgersi all'autorità giudiziaria. Andiamo avanti con le altre notizie. Non si ferma la macchina organizzativa in vista dell'edizione 2016 di Bluesyland, l'expo dei distretti che si terrà a Mazara del Vallo il prossimo ottobre. Un'edizione che sarà food saving grazie alla partnership siglata tra il distretto della pesca mazarese, il Banco Alimentare e il Rotary International. Quanto emerso dal recente incontro tenutosi a Mazara, un occhio particolare quindi verrà dato alla lotta agli sprechi alimentari con il coinvolgimento delle scuole mazzaresi, delle associazioni culturali, sportive e sociali, nonché di tutti i ristoratori del territorio, al fine di avviare progetti destinati al recupero del cibo e alla sua ridistribuzione. Creare un pacchetto turistico di 3-4 giorni che consenta un reale e costante incremento del turismo legato alla cultura, al fascino del mare e all'enogastronomia. Quanto propone il progetto del distretto turistico dei Borghi Marinari, del quale Mazara del Vallo è capofila. Ieri pomeriggio giornalisti del settore turistico e alcuni blogger hanno incontrato il sindaco Nicola Cristaldi in un incontro-conferenza che si è tenuta nella sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti. Nel corso della il primo cittadino mazzarese ha avuto modo di esplicitare ai giornalisti presenti i progetti futuri per le città e le potenzialità del territorio. Restiamo a Mazara del Vallo, questa volta per parlare di consiglio comunale. Come saprete, ieri pomeriggio è tornata a riunirsi il massimo consesso civico cittadino, una seduta che è stata chiusa dal presidente Vito Gancitano per mancanza del numero legale, dunque si tornerà in aula questo pomeriggio sempre a partire dalle 16. Facciamo il punto della situazione su quello che è accaduto ieri in aula, mentre vi ricordo che la seduta di ieri verrà trasmessa integralmente sulla nostra emittente questa sera a partire dalle 21.35. Tornerà a riunirsi questo pomeriggio alle 16 in seduta di prosecuzione il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo. Ieri infatti è caduto il numero legale. Il presidente Vito Gancitano è stato costretto a chiudere i lavori mentre era in discussione un debito fuori bilancio di circa 16.000 euro nei confronti dell'avvocato Salvatore Ciaravino, un debito sul quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere contrario e che ha innescato una lunga disamina in aula con tanto di sospensione dei lavori chiesta dal capogruppo di Fratelli d'Italia Giampaolo Caruso, richiesta che è stata preceduta dall'intervento del consigliere Ioselita D'Annibale, stesso gruppo di Caruso, che ha chiesto all'amministrazione comunale il ritiro dell'atto. Alla ripresa dei lavori è mancato il numero legale, così Gancitano ha rinviato la seduta di un'ora, ma anche alla successiva ripresa non c'erano in aula i 16 consiglieri necessari per la validità della seduta. In precedenza l'aula ha approvato il nuovo regolamento sulla consulta giovanile e un altro debito fuori bilancio e ancora su proposta del presidente Gancitano è stato prelevato e approvato il punto relativo a una modifica dello statuto comunale riguardante il numero di assessori, recepimento della legge regionale 11 del 2015. In apertura di lavori si è molto parlato dell'emergenza rifiuti scoppiata in città con i consiglieri d'opposizione che hanno richiamato alle proprie responsabilità l'amministrazione comunale. Dal punto di vista politico invece è da registrare le fibrillazioni all'interno del gruppo Scelta Libera, del quale fanno parte i consiglieri Giorgio Randazzo, Giuseppe Di Gregorio e Pietro Ingargiola. Quest'ultimo ha ipotizzato la sua uscita dal gruppo per alcuni contrasti che sarebbero sorti ultimamente con uno dei suoi due colleghi di Scelta Libera. Ingargiola non ha fatto il nome, ma le sue parole sarebbero riferite a Di Gregorio e alla sua scelta personale di partecipare a quanto sembra una riunione di maggioranza. Oggi dunque si torna in aula, l'appuntamento è a partire dalle 16. E a Marsala si riunirà questo pomeriggio anche il locale consiglio comunale, si tratta in questo caso di una seduta aperta. All'ordine del giorno dei lavori ci sarà in particolare il piano di intervento per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale per il periodo che va dal 2016 al 2023. In questo caso la seduta è convocata alle 16.
Domani e dopodomani a Triscina e Selinunte si terrà la disinfestazione, lo rende noto il sindaco di Castelvetrano Felice Errante. I cittadini sono invitati quindi a rispettare alcune elementari norme per il regolare svolgimento del lavoro. Si rammenta che durante le notti in cui si effettuerà la disinfestazione gli abitanti sono pregati di tenere chiuse le finestre e non stendere la biancheria per evitare il contatto con le polveri utilizzate. Dal 15 giugno, quindi da domani al 15 settembre, i pubblici esercizi di Mazara del Vallo non effettueranno la chiusura settimanale di turno. Lo ha reso noto oggi la locale sezione della Confcommercio. Prosegue a Trapani l'edizione 2016 di Arcoin, la fiera campionaria dell'industria, del commercio e dell'artigianato organizzata come ogni anno dalla società Medifiera. Anche ieri sera, nonostante la partita di calcio tra l'Italia e il Belgio, numerosi visitatori si sono recate all'autoparco comunale dove sono allestiti gli stand. Questa sera intanto alle 21 sul palco della fiera si esibirà la scuola Danza e Fitness Studio 1 dei maestri Annalisa Croce e Luisa Rodolico. Arcoin resterà aperta fino a domenica prossima. Si è concluso il torneo di calcetto Fondazione San Vito Cup, che ha coinvolto tutte le parrocchie di Mazara del Vallo. Sul podio, sul gradino più alto del podio, è finita la squadra della parrocchia Santa Rosalia, che ha vinto il trofeo classificandosi al primo posto. Il torneo ha offerto occasione di incontro e aggregazione sana a circa 60 ragazzi provenienti dalle parrocchie Sant'Antonio di Padova, Santa Rosalia e Cristo Re, utilizzando il campetto in erba sintetica della Fondazione San Vito. Questa era l'ultima notizia di oggi. Prima della sigla vi ricordo ancora una volta che questa sera a partire dalle 21.35 potrete seguire la seduta di ieri del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo. È davvero tutto, grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. Arrivederci.